Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo X-Files. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo analizzato i nostri adorati protagonisti di Death Shield e in questi mesi parecchi, ma parecchi tanti, ma tanti di voi mi hanno detto perché non fai Maestro Q, perché non arriva l'X-File di Q, perché non c'è Maestro Q. Eccolo qua, regà, ecco qua l'X-Files di Maestro Q. Spero siate contenti. Su Maestro Q ci sono un pochetto di cose da dire perché effettivamente tanti ne hanno parlato usando termini come ah, vabbè, il solito personaggio stereotipato, ah, è il tipico personaggio che si è visto qui, lì, lì, là e là. Ora vi spiego perché le scelte grafiche di Maestro Q lo hanno portato ad avere l'aspetto che ha adesso. Io come sempre, prima di lasciarvi al video, vi invito a lasciarmi un bel commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di Q o di altri personaggi di Death Shield, a mettere mi piace a questo video, condividerlo con chiunque ami Death Shield o con chiunque non conosca ancora Death Shield per spargere la fama di Death Shield nel mondo, a iscrivervi a sto canale attivando la campanella per non perdervi più nessun aggiornamento e che dirvi ragazzi, adesso sgranchiamo le dita, sgranchiamo le gambe e prepariamoci ad allenarci con Maestro Q. Ed eccoci qui finalmente, lo avete amato, lo avete chiesto, lo avete voluto ed eccovelo qua, sto X-Files de Maestro Q. Raccontiamo, snoccioliamo subito il retroscena dietro questo personaggio perché mi piacerebbe, oltre a svelarvi, diciamo, i segretucci del nostro caro Maestro Santone, anche spiegarvi qualche cosa in più riguardo un topic che mi sta a cuore, ossia le reference. Non suona familiare, no, vero? Cioè, non ne abbiamo mai parlato prima. Perché? Perché ragazzi, Death Shield ovviamente, essendo un prodotto destinato a un pubblico, si spera, più ampio possibile, oltre a tanti apprezzamenti per il quale io non vi sarò mai abbastanza grato, porta giustamente anche una serie di critiche positive, negative, giustificate o ingiustificate, che portano poi discussioni, che portano poi argomenti di conversazione, tra cui, specialmente riferiti a Gus e a Q, sono state spesso, spessissimo e straspessissimo ribaditi concetti come: Ma il maestro e la guardia del corpo sono proprio già stati visti, già stati fatti, sono tipici personaggi, si vedono sempre personaggi con questi look, in questi ruoli. cari ragazzi, mi fa sempre piacere quando vi improvvisate critici e soprattutto vi improvvisate character designer, ma detto proprio dalle stesse vostre parole, se si vedono spesso personaggi con determinate caratteristiche nei serial, nei manga, nei film, forse è perché i character designer cercano di rispettare quelle che sono regole archetipiche. Scherzi a parte. Tanto del character design deriva molto dal ruolo del personaggio e dall'archetipo che il personaggio sta interpretando. Nel nostro caso, il caro Maestro Q ricopre il ruolo del mentore. Ora, non staremo qui a spiegare cosa sono gli archetipi nello specifico perché vorrei farci un video a parte, ma di solito le figure dei mentori hanno delle specifiche regole visive che io, anche sotto appunto all'uso di reference, non mi sono sentito di spezzare totalmente, anche perché è un maestro che proviene da un villaggio del Tibet, della Mongolia, della Cina, e quindi come vorrete che appaia? Insomma, serve anche un pochino giocare sugli stereotipi per far arrivare prima il concetto all'audience. Tanto per fare un esempio proprio fresco, freschissimo, regà, in questi giorni, sempre su Netflix, sto guardando V-Wars, questo serial dove, surprise, surprise, trattano il tema della specie dei vampiri. E guardate che te riguarda, il protagonista principale è una specie di armadio a sei ante, alto 2 metri, che praticamente è un ragazzo rasato con la barba di colore. Per chi guarderà il serial, ditemi voi se non sembra Gus. Proprio perché, esattamente come mi sono immaginato io, ossia come in realtà un casting director, anche i veri casting director giocano su degli stereotipi per quanto riguarda la scelta degli attori, di un film o di un serial. So, this is why, girl, alcuni personaggi rientrano nella categoria dello stereotipo, che però in realtà non fa altro che derivare dalla categoria dell'archetipo, che vuole determinate connotazioni fisiche per rispettare il ruolo che il personaggio dovrà andare ad interpretare.
spero che adesso sia chiaro. Tornando a parlare del nostro Co, l'approccio mentale verso il quale io mi ci sono posto è stato: ok, deve essere asiatico, deve essere un maestro, però non gli voglio da tipici vestiti che sembrino antichi, quindi non so se ci sono riuscito, forse sì, l'ho fornito appunto di questo, diciamo, gilet in un certo senso, di questo giacchetto smanicato, che però nella parte inferiore ricorda un pochino, sapete, le felpe, no? Quello mi è venuto in mente, cioè dare al maestro Q, o meglio cercare di dare al maestro Q nel suo aspetto asieggiante, nel suo aspetto orientaleggiante, una parvenza di modernità. Un po' come se i vestiti di Q fossero fatti da una sorta di Nike by China, quindi un taglio sporty, sportivo, però mantenendo una tradizione visiva che rimandasse all'Oriente. Ho scelto come colori il nero e il blu, comunque le tonalità del blu scuro, per sottolineare due fattori di Q a livello psicologico. Per quanto riguarda il blu, è sempre un colore consigliatissimo per quanto riguarda le figure del mentore o le figure del maestro, le figure del saggio, un po' come fosse una sorta di mago Merlino. Ma perché? Perché il blu dentro di sé contiene tutta quella serie di messaggi relativi al cielo stellato, alla notte, allo spazio, alla profondità, che servono appunto per sottolineare un certo spessore morale, una certa profondità. Non a caso il blu richiama anche l'acqua, il mare, un elemento negli archetipi tipico proprio del mistero, della profondità spirituale quanto appunto materiale. E Q effettivamente è una persona che di roba ne ha vista nella sua vita e diciamo che di esperienza ne ha a pacchi da vendere, e questo lo rende un personaggio estremamente profondo. Nonostante non sia ancora molto esposto nel manga, nonostante sia ancora relegato a quello che è un ruolo secondario di appunto mentore, di sidekick, ma vi assicuro che io, sapendo grazie a Dio il dettaglio di tutta la vita di Q, posso dirvi che di brutte esperienze sto tizio ce ne ha avute, e quindi il blu e le tonalità scure del blu, che quindi contengono dentro di loro una sorta di malinconia aggiunta, una sorta di pesantezza, di maturità sia fisica che mentale, stavano a pennello. Le parti nere invece servono ad evidenziare il mistero ancora di più, perché se il blu scuro ricorda il cielo stellato, la magia, la maturità, il nero è ancora più profondo, è ancora più misterioso, ancora più intangibile, e Q di segreti e di misteri dentro di sé, se ce ne ha a pacchi anche in questo caso. E in più il nero è il tipico colore che si, diciamo, accosta ai ninja, accosta a tutto quel tipo di cast che deve essere veloce, deve essere silenzioso, deve essere agile, e Q alla fine lo è perché è un maestro di arti marziali e ai tempi suoi sapeva il fatto suo. Ancora oggi è bello scattante e prestante, però è proprio un personaggio che dentro di sé porta un'esperienza di un passato da guerriero, non un guerriero qualsiasi, ma un ninja in questo caso, qualcosa che gli somiglia. Ecco perché in questo caso io ho deciso di giocarmela con queste palette. Poi, riguardo sempre al fatto del nero e dove l'ho piazzato, in questo caso, analizzando la parte delle gambe, dei pantaloni, regà, so effettivamente calzamaglia, pantacollant, come li vogliamo chiamare, e li ho fatti tutti d'un pezzo e tutti in quel modo proprio per enfatizzare ancora di più un pochino l'effetto sci-fi, che è sempre gradito quando si fanno i vestiti tutti d'un pezzo. Pensate alle tutine, pensate a tanti elementi. Più sono monopezzo e quindi non divisibili, più aumenta il senso di artificialità, aumenta il senso di sinuosità, aumenta il senso di modernità, e in questo caso per lo sci-fi funziona bene. E di nuovo giochiamo anche sul fattore ninja, il ninja che tecnicamente è sempre vestito tutto di un pezzo, comunque poche cose che fanno da fronzolo in modo da non interferire, da renderlo aerodinamico, da renderlo scattante, silenzioso e tutta la compagnia bella. La capigliatura: lunghi per sottolineare il fatto che Q in un certo senso ha uno spirito anche selvaggio, fuori dagli schemi,
lunghi perché la lunghezza dei capelli sta a sottolineare lo scorrere del tempo e quindi la saggezza, rasati perché è sotto un circuito militare, è dentro un'organizzazione precisa, strutturata e quindi anche la mente di Q è allo stesso tempo saggia e strutturata. E poi troviamo la barba, lunga anche lei, e anche i lobi delle orecchie sono lunghi, un po' come quelli di un santone, un po' come quelli di Buddha, per andare a sottolineare sempre e ancora, e se non si fosse capito, il fatto che Maestro Q è un uomo saggio che ha assistito allo scorrere del tempo e che quindi porta dentro di sé parecchia esperienza. Invece, per quanto riguarda gli orecchini, o meglio i dilatatori o quello che volete, gli davano quel tocco veramente young and fresh and new per far comunque capire che al di là della rigidità, al di là della stoicità del personaggio, ci abbiamo comunque un lato un pochino più ribelle, un lato un pochino più giocoso, e giochiamo anche sul fatto che c'è questo vago richiamo anche a una sorta di tribalità, perché Q effettivamente noi non sappiamo da dove viene. E questo elemento quasi estraneo nell'armonia del personaggio dà quel pizzico di curiosità in più nel voler capire chi diavolo sia sto tizio. Generale, comunque, con Q mi sono sempre trovato benissimo, è facilissimo per me da disegnare, mi viene proprio naturale, anche perché ha queste belle linee slanciate, allungate, spigolose ma eleganti, che a me piace moltissimo disegnare e trattare, quindi sono proprio dalla sua parte, sono proprio in amicizia col Maestro Q quando lavoro, non come per altri personaggi che ormai ben sappiamo. E sono sempre contento quando in fiera ci venite a chiedere lo sketch di Maestro Q sui volumi, perché ha bisogno di brillare anche lui in queste situazioni. Vi assicuro che continuando a seguire la serie sicuramente molti e molti altri lati e segreti del nostro maestro preferito verranno a galla. Ora vorrei sapere da parte vostra quali sono i personaggi, o qual è il personaggio di Death Shield dopo, diciamo, il tempo che è servito per maturare un'opinione più strutturata, che preferite di più, o meglio, miglior domanda, di quale dei personaggi di Death Shield vorreste sapere di più? Vorreste vedere la storia che approfondisce il loro passato, approfondisce meglio la loro psicologia? Questo tipo di feedback è molto molto interessante, if you know what I mean, per sviluppi futuri di quello che è il nostro manga. Quindi, adesso aspettiamo, o meglio, aspetto per adesso perché ci sto solo io, i commenti qua sotto, perché sono curiosissimo di leggerli. Come al solito chiudo questo character design aggiungendo quelle che per me sono espressioni in stile un pochino più anime, perché la colorazione, come vedete, è flat, è cel shading, ossia ombre e luci piuttosto nette, molto nette, che non starebbero per niente male in un anime, secondo me. Ci stanno tanto. Poi non so, magari è solo un'impressione mia, però per me ci stanno. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, spero che vi abbia divertito e abbia fugato eventuali dubbi sul perché Maestro Q ha questo aspetto, e sia più chiaro il concetto del perché alle volte certi personaggi tendono ad essere un pochino simili. Se vi è piaciuto sto video, prima di tutto, mo dovete commentare con tutti quelli che amano Death Shield e tutti quelli che Death Shield non lo conoscono, in modo che così potranno conoscerlo. 2. Lasciatemi sti commentazzi di cui vi ho chiesto un secondo fa. 3. Mettete mi piace. E 4. Ma che ve lo devo sta ancora di? Vi dovete iscrivere al canale e attivare la campanella, perché il prossimo X-File ovviamente sarà dedicato al nostro caro Gas. Io, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!